Iniziamo subito a prendere un vecchio scanner. È lo stesso scanner da cui la settimana scorsa ho estratto tutti i componenti per costruire il mio ring light per iPhone. Se vi siete persi il video trovate il link qua a fianco. Ma in ogni caso oggi non siamo qua per questo, ma siamo per cercare un componente davvero interessante che c'è all'interno di tutti gli scanner che vanno con una luce al neon. Quindi praticamente tutti. Infatti questo neon per accendersi ha bisogno di aumentare la tensione. E questo circuito, proprio questo qua, aumenta da 12 volt e li porta fino a 2000-3000 volt. Quindi un voltaggio davvero estremo, ma non abbiate paura perché l'amperaggio è veramente basso, quindi possiamo procedere in sicurezza. Già di per sé il progetto è molto carino perché potremmo usare questo neon magari per illuminare il retro del nostro schermo per non affeticarci gli occhi, illuminare la tastiera, insomma un'infinità di progetti. Ma in questo caso il neon non ci serve, quindi lo vado subito a rimuovere e utilizzo questo connettore con i due cavetti e vanno subito modificati. La modifica è davvero semplice, infatti dovrò prendere due spilli in acciaio, due comuni spilli da cucito e conficcarli direttamente all'interno della gomma elettrica del cavo. Quindi facciamo questa modifica con entrambi i poli. Diventeranno proprio degli elettrodi come gli elettrodi del taser, ma in questo caso sarà un taser al plasma, quindi un plasma elettrico davvero incandescente. Prendo ora un ventilatorino o qualsiasi cosa, anche un telecomando di casa, qualunque componente che mi possa aiutare a trovare un contenitore in cui inserire al suo interno il tutto. In questo caso voglio alimentarlo utilizzando un alimentatore di casa da 12 volt, ma anche una piccola batteria da 12 volt, per intenderci quella per aprire con il telecomando del garage, può funzionare. Quindi l'idea è quella di sfruttare il pulsantino già presente del ventilatore e in questo caso vado a prendere un connettore femmina per poter poi attaccare l'alimentazione. La connessione elettrica è questa, quindi abbiamo il circuito, il pulsante e la batteria o l'alimentazione. Vado subito a inserire il circuito all'interno della plastica e la fortuna vuole che ci sta, sia come larghezza che come altezza. Dopo aver saldato tutti i componenti, vado subito ad attaccare il connettore femmina e il pulsante in posizione. I due spilli vanno inseriti all'interno di due piccoli forellini che ho realizzato rendendo incandescenti gli spilli con un accendino. Questi due spilli, adesso la posizione è molto importante, infatti dovranno quasi toccarsi, ma in realtà distanziarsi di quasi 2 o 3 mm. Quindi con della colla a caldo vado a bloccare in posizione la posizione degli spilli. Questo è il risultato. Chiudiamo il tutto con il tappo, vediamo se ci sta. Beh, direi proprio di sì. Non mi resta che pitturare il tutto di nero anche per rendere più accattivante e figo il progetto. Quindi questo è il risultato. Connettore in posizione o batteria in posizione a seconda di dove volete usarlo e via, testiamolo. Io questo lo terrò sempre in macchina essendo che ho il connettore adatto, sia per accendere le sigarette ai miei amici che per cazzeggiare.
questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto, quindi un like molto ben gradito. Io sto lavorando a un progetto davvero interessante, per chi mi segue su Instagram l'avrà già intuito, per questo che sono in tenuta militare, perché l'argomento è quello, sono sicuro di stupirvi. Io comunque vi lascio con i miei due ultimi progetti, quindi come fare un ring light partendo da vecchi componenti di scanner, e visto che questo progetto era inerente alla scossa, all'elettricità, anche come ho fatto a dare l'elettricità, a far prendere la scossa direttamente ai The Show. Quindi trovate entrambi i link qua a fianco. Io vi chiedo un ultimo aiuto. L'idea di questo progetto non era semplicemente fare un accendino, che ve l'avevo già proposto, questo identico progetto in una qualità veramente pessima, tipo 7-8 anni fa, per chi mi segue dagli inizi se lo ricorderà abbastanza bene. L'idea di questo progetto in realtà era quella di fare qualcosa di un po' più interessante, ad esempio un saldatore a stagno al plasma. Li vengono, costano abbastanza cari. Questo che ho costruito io ce la fa a scaldare il rame, come si può vedere, però non è abbastanza caldo da effettivamente far inglobare lo stagno, anche se lo scioglie, a farlo inglobare direttamente al rame. Quindi volevo chiedervi qualche consiglio su come poter potenziare questo circuito senza stare a comprare componenti nuovi. Semplicemente stavo pensando magari di metterlo a bagno dentro dell'olio minerale, così non si scalda più di tanto, e poi sovralimentarlo anziché dargli 12 volt, dargli 18 o 24, insomma. Ditemi secondo voi se può essere una buona idea prima che rompo tutto, e noi ci vediamo la prossima settimana con questo progetto militare. Adesso vado a cucire, che sto facendo anche una cosa di scenografia, quindi ciao.